Tutti noi intorno al 20 agosto, quando le vacanze si fanno un po' ripetitive, arrivano i primi temporali, sin dai tempi della scuola, facciamo bei propositi per la nuova stagione. Questo ci entusiasma, pensiamo farò una dieta, inizio un nuovo progetto di lavoro, riprendo con lo sport, rifaccio la tappezzeria del divano, mi faccio un amante, un intervento di chirurgia estetica. Ma quest'anno, pensateci bene, tutta questa voglia di ripartire a settembre era un po' opaca, c'era un'ombra, una macchia che ci ha impedito di essere entusiasti. Una macchia come quando devi andare a ritirare le analisi. E poi man mano abbiamo capito cos'era questa macchia che ci impediva di ripartire. Era il pensiero, Dio, il matrimonio, lontano dalla mia città, lunghissimo. Lontano dalla mia città, lunghissimo, impegnativo ed estenuante come l'esame di maturità. Noi vari amici abbiamo provato in tutti i modi a non farlo fare quassù, a 3.000 metri sul livello del mare, ma non c'è stato niente da fare perché, ve lo dico subito, questi due sono cattivi come il prossimo governo. Visto che più o meno tutti abitiamo a Roma, li abbiamo lusingati con parole di una dolcezza infinita. Casina Valadier, Palazzo Brancaccio, Hotel De Russini, niente. No, netto. Allora il generosissimo Pietro Valsecchi, che a Roma possiede circa 96 appartamenti, li ha messi a disposizione tutti e loro, Gianluca soprattutto, ha detto ancora no, capriccioso come Valeria Bruni Tedeschi. Allora, furbamente abbiamo proposto Sabaudia, loro amano Sabaudia, ci vanno sempre. Ed è più vicina a Roma, Pietro Valsecchi, che nel frattempo ha rilevato l'intero suolo di Magnano, ha messo a disposizione la spiaggia dal Circeo fino a Latina. Noi avevamo promesso di portare falsamente anche Totti, Ilari e Noemi, che poi sono la stessa persona. Insomma, un matrimonio stupido. Niente, ostinato come un mulo di Oristano, Gianluca ha detto no, Sabaudia no, Capri, solo Capri. E va bene Capri, allora dicevamo facciamolo in un posto comodo. Abbiamo proposto la canzone del mare, dicevamo guarda che ci sono passati tutti quelli che contano, i Kennedy, Rita Hayworth, Iervolino, ma lui niente, granitico. Indicando un punto invisibile nel cielo, oltre le nuvole, ha sentenziato Villa Lisis, cioè qui. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze, questo non è Capri, è solo selva di Val Gardena e questo è un rifugio della Marmolada. Tanto è vero che il primo invitato della lista era Reinhold Messner, il quale ha detto perentorio, e le parole sono importanti che ha detto io su quella vetta non scavo. Tenete conto che qui prima di noi ci sono stati solo Tiberio, che però aveva il vantaggio di farsi portare dagli schiavi, e Lilli Gruber, che dall'età di 9 anni fa footing tutti i giorni, alle 3, alle 7 del mattino. E niente, questo. Sta quasi finendo, eh. Poi non so se avete notato che lungo la prima parte della strada ci sono dei defibrillatori per emergenza, ma poi più avanti non ci sono più, perché sono inutili. Ancora la mia amica Serena Dandini da 15 giorni mi tormenta tutti i giorni chiamandomi 3 volte al giorno e mi dice io senza la macchinetta che mi porta su non vado, e pare che a Capri ci siano pochissime macchinette, diceva. Allora esausto mi ha chiamato Lele, il marito, e mi ha detto senti non ce la faccio più a sentirla, regaliamole la macchinetta. E così abbiamo fatto, solo che l'abbiamo trovata a Roma. E lei, come quel vecchietto in quel bellissimo film di David Lynch, si è dovuta avviare 7 giorni fa con la macchinetta da Roma.
attraverso le strade interne, perché non può andare in autostrada. È passata per la terra dei fuochi, a Casal di Principe, dove ha assistito a una faida tra clan. Un'avventura che, non vi anticipo nulla, ci racconterà in dettaglio nel suo prossimo libro. Comunque, loro implacabili non si sono fatti convincere. Mia moglie, che è molto intelligente, infatti non è venuta, e un giorno ha chiesto loro: ma perché ci tenete tanto a sposarvi in un posto così scomodo? E loro, perfidi, hanno detto: perché questo è un posto molto importante per noi. E noi volevamo chiedere: ma per noi no. E volevamo anche chiedervi: perché non ci siete venuti qui da soli in viaggio di nozze a 3500 metri? Li hanno inventati apposta i viaggi di nozze per dare un po' di tregua agli ospiti dei matrimoni. Comunque, vi auguro buona fortuna.